È una situazione, diciamo, da shutdown, così come si è verificato negli Stati Uniti, per la prima volta non si capisce il perché, perché a farne le spese purtroppo sarà la Sicilia, saranno i siciliani e tutti coloro che subiranno di fatto il blocco delle attività amministrative. Di fatto, per la prima volta nella storia, da domani la regione siciliana sarà in gestione provvisoria, in base al decreto legislativo 118, che è molto peggio dell'esercizio provvisorio, perché l'esercizio provvisorio consente comunque di attivare in dodicesimi tutti i capitoli di spesa, mentre la gestione provvisoria è limitata soltanto alle spese obbligatorie. Quindi la Regione Siciliana da domani di fatto è alla paralisi. Va rivisto l'accordo con lo Stato, l'accordo Musumeci, governo gialloverde non regge, non sta in piedi, il bilancio non sta in piedi, produce 250 milioni di tagli. Un'enormità che colpisce, tagli che colpiscono soprattutto le categorie più deboli, le categorie più svantaggiate, i lavoratori, il mondo della cultura, il mondo del sociale. È una manovra che va nella direzione sbagliata e che va corretta. La responsabilità è del governo della regione e del governo nazionale. Avere ipotizzato un collegato ulteriore, un disegno di legge ulteriore, oltre la finanziaria, il momento in cui la finanziaria di fatto diciamo, crea tagli alla spesa. Disagio sociale non si capisce che senso abbia. Quindi abbiamo chiesto al Presidente Micciche di essere coerente con l'impostazione data dalla conferenza dei capigruppo. È un governo che fa il gioco dell'oca, sembra arrivare al traguardo ma poi riparte da zero.